Cena Giorgio, funzionaria archeologa del Polo Museale della Sardegna e responsabile del Museo Sanna di Sassari. Oggi Marcella però ci parlerà del museo, ma bensì ci parlerà di qualcosa di cui lei è una specialista, ovvero le forme ceramiche. Marcella Giorgio si occupa, il suo ambito di studio è quello della archeologia e storia medievale e post-medievale, ha esordito infatti numerosissime pubblicazioni e la ceramica, le forme ceramiche sono una delle sue specializzazioni più, sulle quali lei lavora maggiormente. Io la voglio ringraziare, lei ci parlerà appunto di storie di vino companatico, ceramica e banchetto dei monasteri medievali. Come consueto, dopo la conferenza offriremo un aperitivo. Molti di voi sanno, e chi non lo sa lo dirò adesso, che i vini che utilizziamo per l'aperitivo ci sono forniti dalla cantina Santa Maria la Paola, che già l'anno scorso sponsorizza i nostri eventi. Però quest'anno, visto che l'argomento così insomma, ci sollecitava, abbiamo voluto fare un piccolo esperimento. Abbiamo voluto chiamare un cuoco molto importante, che è Pino Mazzola, del ristorante Il Cuoco di Porto Torres, a cui piace molto sperimentare, con delle ricette appunto appartenenti alla tradizione medievale. Ci farà una sorpresa, quindi subito dopo potremo anche assaggiare qualcosa che Marcella attraverso le ceramiche ci farà intuire. I due piatti ispirati alla cucina medievale saranno presentati dal giornalista Pasquale Poggio, che anche questa volta ci fa l'onore di essere con noi e dialogherà con il cuoco, con Marcella, su appunto la preparazione di questi piatti e soprattutto sugli ingredienti che sono alla base di questi piatti. Prima di dare la parola a Marcella, permettetemi di salutare una persona che è qui con noi, per gli ospiti del pubblico, che è Rossella Radcliffe. Rossella Radcliffe è una ricercatrice di storia e cultura monastica, è una collezionista di arte sacra che ricercando e catalogando centinaia di ricette appunto dei monasteri si è appassionata a quel tipo di cucina e ha aperto un bellissimo ristorante a Torino che si chiama La Badessa e ha pubblicato quei libri che vi invito sicuramente a leggere, che appunto si intitolano uno di questi due libri, La cucina della Badessa, dove lei dà conto proprio della ricerca fatta sulle ricette. Nel suo ristorante è possibile appunto assaggiare diversi piatti rimaneggiati sulla base di queste ricette raccolte nei monasteri di tutta Italia. Io ringrazio moltissimo Rossella di essere qui con noi e poi magari dopo la conferenza ci dirà magari qualcosa sulla sua ricerca. Ora, un'ultima cosa, noi da qualche giorno stiamo facendo una raccolta fondi perché abbiamo un problema con uno dei pezzi del nostro museo. Nel nostro museo è conservata la Madonna di Bonaria, che faceva parte dell'arredo sacro della chiesetta della Comara Saline. Purtroppo la Madonnina di Bonaria e il bambino Gesù che tiene in braccio sono fortemente lesionati. E quindi, poiché il restauro è abbastanza costoso, stiamo facendo una piccola raccolta fondi. La facciamo in diversi modi. La facciamo vendendo dei piccoli oggetti che potete trovare all'uscio, sono dei ciondoli che si ispirano al nostro museo, dei libri che vi sapranno indicare gli addetti all'accoglienza con i quali sarà possibile appunto acquistando i quali sarà possibile contribuire a questa raccolta fondi, ed inoltre chi di voi
volesse, preferisse brindare nel vetro, ci sono i nostri bicchieri nel sacchetto con il logo del MUT che possono essere acquistati, e anche diciamo, le entrate della vendita dei bicchieri andranno a contribuire al restauro della Madonnina di Bonaria. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione, per aver avuto pazienza, e do la parola a Marcella Giorgio. Grazie. Salve a tutti, è un vero piacere per me essere qui stasera. Quando mi hanno proposto questa conferenza ho accettato proprio con entusiasmo, perché seguo da tempo quello che sta facendo il Museo della Tornara e diciamo che sono una grande fan, anche se a distanza. Stasera parlerò di ceramica e di cibo nei monasteri medievali. Diciamo che il cibo è quello che noi possiamo trovare parlando di ceramica, perché la ceramica è importante in archeologia per diversi motivi, a parte essere l'indicatore archeologico più rinvenuto negli scavi, perché è uno di quegli oggetti che non si degrada e che non veniva riciclato in passato. Studiare la ceramica legandola al cibo è importante per diversi motivi, perché essendo parte integrante della vita quotidiana delle popolazioni antiche, ci permette di comprendere tutta una serie di funzioni proprio legate alla quotidianità, molte di queste legate appunto al cibo. Io qui ve ne ho raccolte solo alcune, tra quelle che più facilmente si legano proprio alla quotidianità, quindi la filatura, che fino all'inizio del secolo scorso era la ceramica, era ancora parte dei telai, era parte dei fusi, era parte proprio di tutta la comunità anche legata alla filatura, l'illuminazione, sin dall'antichità le lucerne servivano appunto per illuminare gli ambienti domestici, ma molta parte delle funzioni quotidiane è legata al cibo, per cucinare, per conservarlo, per trasportarlo da un luogo ad un altro e soprattutto poi per servirlo. Quindi, avendo tutte queste funzioni legate al cibo, è sempre impossibile slegare poi l'alimentazione da quello che è lo studio della ceramica. E quindi, studiando la ceramica funzionalmente all'alimentazione, cosa possiamo capire? Possiamo capire di sicuro le abitudini quotidiane alimentari di popolazioni diverse, in posti diversi, la città rispetto alla campagna, le classi sociali più agiate rispetto a quelle meno agiate, comunità molto ristrette rispetto a comunità rurali più sparse. Ci sono caratteristiche che vanno a condizionare certi momenti cronologici particolari, le carestie. Ecco, tutte queste cose noi possiamo legarle anche alla ceramica, possiamo capire le influenze di una moda alimentare o di culture straniere, pensiamo alle invasioni che ci sono state anche nel Medioevo, quindi lo spostamento di grandi masse di popolazione da luoghi anche molto lontani, come hanno influito poi sui luoghi in cui queste popolazioni sono arrivate. Capiamo i modi in cui si sta effettivamente a tavola, per esempio sino al pieno Medioevo non esisteva ancora, non era diffuso l'utilizzo delle posate per mangiare e quindi grossi contenitori o bandiere erano posti ai centri delle tavole e si prendeva con le mani. L'abitudine di utilizzare posate e poi porzionare il cibo in maniere più piccole, dandole individualmente alle persone, ecco, questo è qualcosa che noi leggiamo anche attraverso la ceramica, a partire da un certo momento, da una certa epoca in poi. Poi però davvero possiamo partire proprio dal cibo per capire l'alimentazione e i cambiamenti alimentari. E questo come possiamo farlo? Lo facciamo attraverso una serie di analisi chimiche che vengono effettuate proprio sulle ceramiche che si trovano negli scavi, e in questa maniera possiamo capire cosa in quelle ceramiche era stato mangiato, trasportato, cucinato, contenuto. Questo, associato allo studio dei contesti
quindi degli insediamenti, dei monasteri, di classi sociali agiate, ci offre quadri alimentari ben specifici che in questa maniera ci permettono di ricostruire piano piano la dieta nelle varie epoche e anche in luoghi differenti. Queste analisi vengono fatte sui frammenti ceramici, ma in che maniera non riusciamo a capire che cosa era contenuto in queste ceramiche? Le analisi chimiche vanno ad individuare dei marcatori specifici per ogni tipo di alimento. Questi marcatori specifici ci permettono di distinguere grassi animali dalle verdure, dai condimenti e anche da alcuni tipi di bevande. Per esempio, i residui organici che vengono fuori, i grassi che vengono fuori dalla coltura, ci permettono di individuare non solo in quali contenitori venivano cucinate le carni, ma ci permettono anche di capire magari quali tagli di carne venivano preferibilmente cotti in certi tipi di contenitori e anche ci permettono di individuare classi specifiche di animali, quindi distinguere i ruminanti dai volatili, il pollame da pesci. Quindi in questa maniera, facendo analisi specifiche, riusciamo dalla ceramica a trarre tutte queste informazioni. Alcuni marcatori inoltre vanno ad individuare specificamente il lardo, i formaggi, il latte, e in questa maniera è stato possibile, ad esempio, facendo analisi su delle piccole brocche che avevano segni di ammerimento, comprendere che in quelle brocche era stato scaldato il latte per portarlo al punto di ebollizione. Per quello che riguarda le verdure, analisi fatte nel corso dell'ultimo decennio in Toscana su tutta una serie di contenitori per la cucina hanno permesso di individuare la forte presenza del cavolo nella dieta medievale e la cotta appunto nelle ore, questi contenitori che vi farò vedere tra poco un po' panciuti. Il cavolo era proprio la base della dieta toscana e a questo si andavano ad unire il porro, le rape e il cavolo verde. Ecco, ognuno di questi alimenti può essere trovato attraverso il suo specifico marcatore, ma per il territorio toscano del X-XI secolo il cavolo, così come era riportato in realtà da fonti successive, è risultato essere uno degli alimenti più diffusi in tutte le classi sociali, ma soprattutto nelle classi meno agiate e quelle rurali. È possibile inoltre andare a specificare anche la presenza di legumi e cereali grazie ai residui dei carboidrati. Questi carboidrati si vanno a trovare spesso nelle olle, ma anche nei testi da pane, che sono dei contenitori bassi e piatti nei quali venivano cotte anche le focacce e il pane. I condimenti si distinguono per il tipo di olio che veniva utilizzato. Grande parte della dieta medievale era costituito da olio che non era olio di oliva, ma olio di altro tipo, di sesamo, di ricino, di cavolo. Perché? Perché l'olio di oliva era, sebbene l'olivocoltura era molto diffusa già nel basso medioevo, l'olio di oliva aveva un tipo di catena produttiva molto costosa ed era possibile procurarselo soprattutto nelle classi sociali agiate. Quindi, diciamo, se andiamo ad analizzare contesti di monasteri rurali oppure di insediamenti rurali, è più difficile trovare marcatori dell'olio d'oliva, bensì è più facile trovare marcatori di olio tipo diverso. Con maggiore difficoltà è possibile invece individuare il miele, che risulta invece più difficoltoso. Per quello che riguarda le bevande invece, analisi fatte anche su anforaci di tipo romano e poi su contenitori anforaci di tipo medievale hanno portato a individuare la presenza di vino e non solo nelle anfore perché così il vino veniva trasportato da un luogo ad un altro, ma anche in questo caso l'aver analizzato i piccoli contenitori, anche piccole dimensioni che avevano forti segni di arrossamento oppure ammerimento per la forte esposizione al calore, ha portato invece che alla presenza di marcatori del latte piuttosto che dell'acqua, della carne o di quant'altro, la presenza di vino, soprattutto nelle spezie legate al vino, perché il vino era bevuto spesso proprio speziato e caldo.
invece da quell'unico, l'unica bevanda di cui non possediamo marcatore, spesso la presenza dell'acqua viene individuata proprio per assenza, cioè un tipo di brocca, un tipo di boccale che all'analisi chimica non possiede alcun marcatore specifico o possiede, oltre all'assenza di marcatori, delle calcarizzazioni, quindi la presenza di calcare, ecco, questo ci permette di dire in alcuni casi che in quell'oggetto è stata contenuta acqua piuttosto che olio o fino. Per quello che riguarda la dieta monastica, se tutte queste analisi ci permettono in contesti ben individuati di poter fare insomma, delle ricerche più approfondite, nei momenti in cui non abbiamo molti fondi per poter approfondire le nostre ricerche, dobbiamo tentare di arrivare ai modi dell'alimentazione monasteriale o comunque medievale in altre maniere. Altre fonti, per esempio, sono le fonti scritte, che ci permettono appunto di raccogliere tutta una serie di informazioni sulla dieta medievale e anche di conoscere proprio quali erano le abitudini nei singoli monasteri, nei singoli cenobi. Ecco, quello che noi sappiamo grazie alle fonti scritte è che la dieta non era molto varia e monaci e monache spesso, avendo pochi alimenti a disposizione, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, in cui pensiamo per esempio alla Quaresima, tutta una serie di alimenti non si potevano mangiare, ecco, impiegavano molto tempo a perfezionare i pochi piatti che gli era concesso di mangiare. In questa maniera sono riusciti a creare tutta una serie di piatti e di dolci che sono rimasti alla base dell'alimentazione popolare di gran parte del nostro territorio italiano. Diciamo che in linea di massima quello che ci raccontano queste fonti, poi è stato confermato anche dalle analisi, è che la dieta è una dieta abbastanza priva di carne, soprattutto nei monasteri che avevano meno potere di spesa o quelli di tipo rurale. E l'alimentazione in questo caso era legata più alle verdure, ai legumi, alle uova, al pesce, ai formaggi, al pane e alla frutta. Però alcuni, in ogni caso era comunque una dieta abbastanza varia se ci pensiamo. In alcuni casi c'erano monasteri che avevano molto potere di spesa, oppure in alcuni monasteri che erano dedicati solamente ai monaci, a monaci e monache provenienti da classi sociali agiate, dalle aristocrazie. Ecco, in quei monasteri lì il fatto di poter avere un'economia più vasta, più territori, più denaro, più potere, ecco, li portava a potersi procurare anche tipi di carne diverse e anche selvaggina. Quello che però non mancava mai nei monasteri era la birra leggera e il vino speziato, il miele e il dolciume, ma soprattutto birra e vino erano molto presenti, anche perché spesso legati a parti della ritualità religiosa che si svolgeva all'interno del monastero, e se poi ci pensiamo bene, tutta una serie di monasteri del nord Europa diventano famosi, sono diventati famosi nei giorni nostri proprio per la produzione della birra. Quindi che cosa sappiamo? Sappiamo che nel Medioevo una delle grandi specialità degli ordini monastici erano i biciamina, cioè i dolciumi. Quindi crostate, torte, frittellette, cialde, pampepato, tutta una serie di dolci che utilizzavano la frutta secca, il miele, perché non si usava molto lo zucchero e il miele, il dolcificante principale. Ecco, tutti questi sono dolci che qua, se ci pensiamo, sono alla base della cultura dolciaria delle popolazioni di tutta la penisola. Ma un dolce particolare è assolutamente il frangipane, che è una torta di pasta frolla alle mandorle, che pare fosse molto amata da San Francesco, tanto che lui, punto di morte, espresse il desiderio di poter rimangiare un altro pezzetto prima di poter morire. E quindi questo ci fa capire quanto un po' fossero golosi anche i monaci in un certo senso. Ma il momento in cui parliamo di ceramica ci dobbiamo fare aiutare anche da altre fonti. Abbiamo parlato delle analisi chimiche, abbiamo parlato delle fonti scritte, ci sono altre fonti che ci permettono di conoscere le ceramiche, di comprendere come queste
queste ceramiche potessero legarsi alle abitudini alimentari della vita religiosa. Queste fonti sono anche fonti iconografiche, dipinti, quadri, affreschi, rappresentazioni di vario genere. Sono importanti perché? Perché spesso possono raffigurare abbastanza precisamente la realtà, proprio lo spaccato cronologico nel momento in cui l'artista va a raffigurare il suo quadro, quindi adatta il contenuto religioso a quello che in effetti è la realtà del suo tempo. Questo ci permette di datare le ceramiche, che è proprio una delle fissazioni più importanti degli archeologi, perché trovandone così tante nello scavo, le ceramiche le vengono sono un indicatore cronologico importantissimo, e avere una fonte iconografica ben datata e una rappresentazione realistica di quella ceramica ci permette di avere un confronto cronologico diretto. Ma non ci dobbiamo affidare totalmente alle fonti iconografiche, perché esse possono anche raffigurare a volte oggetti inventati. Quindi dobbiamo sempre scrupolosamente analizzare tutte le parti del quadro per essere sicuri di non prendere la cosiddetta cantonata. Però quello che ci inoltre non ci danno delle informazioni che per chi studia le ceramiche sono fondamentali, cioè comprendere la complessità del corredo domestico e comprendere le informazioni sui ceti sociali, sugli insediamenti, sui contesti in sé per sé. Invece quando andiamo a studiare le fonti materiali, cioè le ceramiche che veramente noi troviamo negli scavi, noi troviamo effettivamente ciò che è stato utilizzato dall'abitante di quel luogo, oppure nel momento in cui troviamo queste ceramiche nel monastero sappiamo che sono effettivamente quelle utilizzate dai monaci che hanno vissuto all'interno di quel luogo. Ci possono dare la possibilità di comprendere il ceto economico, cioè sapere quanto ricche erano queste persone, quanto povere erano queste persone quando utilizzavano questi oggetti. Inoltre, avendo cose diverse che andavano a coprire un po' tutta la gamma degli oggetti utili alla vita quotidiana, ecco, ci danno la possibilità di comprendere i corredi domestici nella loro ampiezza. Il problema è che spesso questi oggetti sono frammentari, è difficilissimo trovare questi oggetti interi. Non siamo fortunati come per esempio in epoca romana o in epoca tragica, in cui ci sono questi contesti tombali che si mantengono abbastanza ben costituiti con forme intere. Nel Medioevo non si utilizzava più seguire gli oggetti insieme agli inumati, e quindi quello che noi troviamo sono ciò che viene scartato perché si è rotto durante l'utilizzo. In più dovete pensare che la ceramica era davvero diffusissima all'interno delle società medievali e moderne. Praticamente era difficile trovare tanto uso del vetro o del metallo, soprattutto in certi classi sociali. Era più facile trovare l'utilizzo del legno, però è del verde, quindi noi non lo troviamo mai negli scavi. E troviamo la ceramica perché, a seconda di come veniva fatta, aveva un prezzo più basso, era alla portata di tutti, ed è quello che noi adesso abbiamo sostituito a partire dalla metà del secolo scorso con la plastica. La plastica per noi è il nostro oggetto tutto fare, troviamo forme di ogni tipo. Ecco, questo era prima il ruolo della ceramica all'interno della società. Se guardiamo queste rappresentazioni, io vi ho portato una carrellata di rappresentazioni religiose iconografiche per farvi vedere quando un artista immortalava un momento di banchetto legato a riti particolari o a raccontare storie della Bibbia o quant'altro, inseriva dei particolari che sono effettivamente appartenenti al momento in cui lui viveva. In questo caso spesso vengono inseriti oggetti in ceramica, come per esempio queste crocche di produzione italiana, sono molto arcaiche, decorate o non decorate. In questo caso Pietro Gravini, alla metà del XIV secolo, raffigura queste ceramiche. Io vi ho portato degli esempi rinvenuti negli scavi, potete vedere la somiglianza è in effetti moltissima. Ancora, ci sono queste nozze di Cana di Giovanni da Rimini. Ecco, qui ancora di più si vede la somiglianza. Questo è un altro tipo di brocca in colori calcare, produzione laziale o umbra, la forma appartiene un po' a questo tipo di produzioni. E qui
ci sono degli esempi in effetti trovati negli scavi che hanno la stessa forma e quasi la stessa decorazione. Come potete vedere, in questo caso possiamo affidarci alla rappresentazione per trovare un parallelo rispetto a ciò che troviamo negli scavi. Ad esempio, Giotto, nella Basilica Superiore di Assisi, raffigura questo boccale in verde che nient'altro è che un boccale invetriato in verde, di quelli vistosissimi anche in Toscana, proprio nella stessa cronologia rappresentata da Giotto. Ancora queste nozze di carne di luce di buona insegna, in questo caso questo boccale particolarissimo, sempre una maniera di cappello di produzione italiana, il parallelo trovato all'interno delle volte di una chiesa è abbastanza impressionante se ci pensate. Inoltre quello che possiamo vedere è una rappresentazione abbastanza similare rispetto a questo oggetto, anche questo è stato ritrovato nelle volte di una chiesa, era una brocca, quindi serviva di passaggio tra ciò che era contenuto in dispensa e ciò che invece con i boccali finiva sulla mensa. Ecco, in questo caso noi abbiamo l'esemplare con l'ansa per poterla sollevare, Duccio ci fa vedere l'esemplare senza ansa, in effetti negli scavi abbiamo trovato anche esemplari senza l'ansa, e quindi anche in questo caso abbiamo una rappresentazione che è proprio uno spaccato di tutta quella. Vi ho messo altri esempi, ma in linea di massima troviamo un po' le stesse cose. Vi faccio vedere, per esempio, questi, che sono maioli che allustro metallico di origine valenzana, quindi spagnola. In questo caso il parallelo è davvero impressionante. Questi sono alvarelli della farmacia, che venivano utilizzati anche per commercio con le spezie dentro, arrivavano anche in Italia, quindi scavi nei musei li troverete identici alla rappresentazione del Giro delle Ore di Filippo l'Ermoso. E anche il piatto con il monogramma bernardinano è abbastanza similare. Anche questa annunciazione di Roberto Campi ha questo boccale in italo-bresca di Montelupo Fiorentino, di Valenza, e qui abbiamo degli esemplari trovati in scavo. Anche in questo caso abbiamo una similitudine abbastanza netta. Qui abbiamo questa coppetta innalzata. Diciamo, in questo caso possiamo effettivamente accorgerci quando le fonti ci raccontano pezzi della loro epoca per contestualizzare invece il spaccato di vita di altro genere. Qui abbiamo un po' di orci o grosse brocche per la dispensa che veniva utilizzata tanto per il vino, tanto per l'olio. E però, se andiamo a parlare più specificamente di banchetti e monasteri, vi dico la verità, io negli ultimi anni mi sono occupata più da vicino proprio di monasteri nel centro storico di Pisa e nella provincia di Pisa, quindi in Toscana. Vi ho messo una cartina per farvi vedere questo monastero di Montescudario dove è rispetto alla città di Pisa. In città ho approfondito lo studio di questi due monasteri femminili, anche quello di Montescudario è un monastero femminile benedettino. Se per quello che riguarda Pisa lo scavo è stato in piccole dimensioni e ha riguardato parti limitate di quelli che erano i monasteri, perché queste strutture sono ancora vive in questo momento all'interno della città, perché se pensate al monastero di San Matteo, che vi faccio vedere, che è questo, è stato carcere nell'Ottocento e attualmente è un museo nazionale. Ecco, noi abbiamo avuto la possibilità di scavare la parte del giardino retrostante dove erano le cucine e parte degli alloggi delle monache del 1400. Invece il monastero di Sant'Anna è attualmente la scuola superiore Sant'Anna di Pisa, quindi anche in questo caso lo scavo ha riguardato una piccola parte del giardino con tutta una serie di scarichi che venivano dalle cucine. Ma per quello che riguarda il Montescudario, questa piccola baria della campagna pisana è stata scavata praticamente tutta, come potete vedere. Abbiamo lasciato volontariamente questo piccolo pezzo non scavato,
sia pensando agli archeologi che in futuro potevano venire con nuove tecniche, indagare lo scavo, quindi magari conoscere qualcosa che noi adesso con le tecniche attuali non potevamo indagare, ma anche pensando alla riproposizione al pubblico di questo sito e qui in accordo col comune, visto che qui scorre la strada, abbiamo posto l'ingresso all'area archeologica che è stata acquisita dal comune musealizzata. Quindi noi per 10 anni abbiamo scavato, abbiamo pubblicato i dati, abbiamo messo in esposizione i reperti, ma abbiamo anche pensato, man mano che lavoravamo, a poter far vedere alle persone di cosa stavamo parlando. E che abbiamo avuto la fortuna di riscavare tutto, di scavare il pozzo che era pieno di ceramiche, i magazzini. Naturalmente potete capire, nei monasteri venivano anche seppellite le persone, abbiamo trovato un campione romano di oltre 500 individui. Abbiamo trovato la chiesa in tutte le sue fasi, a partire dal X secolo fino a quando ormai è stata abbandonata nel 500. Quello che ha permesso di mantenere un po' queste strutture nascoste è stato il fatto che sia stato proprio lasciato da solo, perché le monache si sono spostate all'interno del paese, invece questo monastero era un po' in mezzo alle campagne. È stato un po' distrutto nel tempo, perché una serie di terremoti hanno interessato il paese, hanno fatto in modo che crollassero degli edifici, i paesani hanno deciso di ricostruire e smontato il monastero. Quindi hanno tolto delle cose, ma delle altre le abbiamo trovate, tanto da riuscire a ricostruire un primo modello virtuale di come poteva sembrare la partita nella fase di pieno 200. Ecco, le ceramiche che vi mostro oggi vengono da questi siti e raccontano un pochettino questo lungo percorso delle ceramiche dal XI secolo fino agli inizi del 500 e al 600, e vi mostrano in che maniera i corredi domestici, che poi erano anche quelli utilizzati dalle monache di questi luoghi, vanno a cambiare e a diventare sempre più complessi nel corso del tempo. Quindi se tra XI e XII secolo vediamo pochissimi oggetti che serviranno un po' a tutto ciò che era la necessità quotidiana, quindi le ore di cui parlavamo prima, questi oggetti panciuti dove veniva cotto il cavolo ma anche la carne, e i testi da pane, quelle che erano fatte delle cance basse, e poi solo un paio di tipi di anforace per il magazzino, per mantenere l'olio e le granaglie. A questi si univano degli oggetti leggermente più piccoli per la tavola, per portare il vino in tavola, o oggetti che servivano per servire, scusate la cacofonia, proprio i cibi. Vediamoli. Purtroppo, come potete vedere, rispetto a ciò che abbiamo visto dall'iconografia o ai pezzi che vi ho mostrato che erano quelli meglio conservati, poi noi andiamo a lavorare su un dato di questo tipo, su oggetti molto frammentari, in cui ci creiamo un panorama di confronto facendo questi disegni e analizzando tutto quello che possibile analizzare dal reperto frammentario. Come potete vedere, la ceramica da cucina e la ceramica per conservare i cibi sono ceramiche molto semplici, senza rivestimento, e anzi quelle per cucinare sono anche grezze proprio nella fattura, perché all'interno hanno tutta una serie di elementi che devono rendere refrattario l'oggetto per permettere al calore, quando l'oggetto viene messo a livello del fuoco, di non spaccare l'argilla ma di far defluire proprio il calore all'interno della forma e cuocere gli alimenti nella maniera più omogenea possibile. Invece per mangiare utilizzavano delle ceramiche che non erano di produzione locale, ma prendevano queste ceramiche dal bacino del Mediterraneo. Questi sono alcuni degli oggetti trovati a Pisa, altri sono stati trovati a Montescolaio, ma a Montescolaio molti meno. Perché? Perché la campagna aveva meno possibilità di ricevere questi commerci che venivano dal Mediterraneo, mentre Pisa, essendo un forte rapporto commerciale, essendo collegato con tutto il bacino del Mediterraneo, dalla Spagna alle coste del Nord Africa fino alla Grecia e al vicino Oriente, aveva la possibilità di richiamare un numero di merci maggiore, quindi questi oggetti si ritrovano più frequentemente nei monasteri città.
cittadini come poi in tutti i contesti abitativi. Inizia a cambiare qualcosa tra il 200 e il 300. Diciamo che il colpo d'occhio già si vede, no? Avete molte forme di più, molto più forme soprattutto per la mensa, dove iniziano a essere prodotti degli oggetti già a Pisa o comunque in altri centri della Toscana. Questi oggetti vanno un po' a rincalcare quelle che erano le tradizioni che vengono portate dal mondo arabo e si iniziano a riproporre anche in città una serie di forme, una serie di decori. Però la cosa interessante è vedere come anche nella cucina e nella dispensa, dove sembrano cambiare poco le situazioni degli oggetti, iniziano ad esserci degli apporti tecnologici importanti, e cioè il vetratura. Gli oggetti vengono rivestiti da questa patina vetrosa che serve ad impermeabilizzare i contenitori e quindi a renderli anche più resistenti durante il loro utilizzo. Quindi, diciamo, migliorano le tecnologie e per quello che riguarda la mensa c'è un apporto di mole di cultura che va a condizionare il prodotto locale. E questi sono un po' gli oggetti che abbiamo trovato. Quindi inizia a cambiare la forma delle olle, iniziano ad esserci tegami per cuocere le carni, gli spezzatini. Per quello che riguarda gli oggetti della dispensa abbiamo degli orci, iniziano ad esserci queste forme a orci che si diffonderanno molto di più in età moderna, nel Rinascimento. Anche in questo caso gli orci e questi catinoni che servivano tanto a conservare la frutta, tanto ad impastare, vengono rivestiti con questa patina vetrosa verde che serve appunto a, non, a impermeabilizzare, proprio perché la ceramica è una cosa, sapete, porosa, quindi tutti i grassi, tutti gli alimenti umidi tendono ad essere trattenuti dalla prima volta. E questo è quello che noi abbiamo trovato nei monasteri e che usavano per mangiare, forme che vengono da Montescudaio, queste altre vengono da San Matteo di Pisa, sono tutti prodotti toscani e nello specifico, tranne questo, sono tutti prodotti fatti proprio dalle manifatture di Pisa città, che poi vengono trasmesse, trasportate in tutto l'ambito regionale. Come vedete, l'impatto già grafico ci fa notare delle similitudini rispetto ai prodotti tunisini che vi facevo vedere prima, e quindi c'è un piccolo, all'inizio della produzione di questi oggetti nella città di Pisa, c'è un po' una sorta di imitazione, se vogliamo parlare di questo, di colori e grafica, che poi si evolverà in maniera molto autonoma. E però continuano ad arrivare anche oggetti dal resto del Mediterraneo, quindi dal sud Italia, dove anche nel sud Italia iniziano ad essere prodotte queste ceramiche più complesse, Tunisia, Spagna, anche da queste zone continuano ad arrivare tutta una serie di oggetti che noi possiamo trovare a corredo di ciò che veniva utilizzato per la monasteria. E poi all'inizio dell'età moderna, tra la fine del 400 e il 500, c'è l'esplosione di quello che stanno i corredi domestici proprio tipici del Rinascimento. Quindi soprattutto la mensa inizia ad utilizzare l'infrescatore, cambiano le forme dei boccali, cambiano le forme della mensa. Se avete notato, i contenitori per portare in tavola gli alimenti nelle epoche precedenti erano più grandi. Come vi dicevo prima, un unico grande recipiente da mettere in mezzo alla tavola per l'uso collettivo, tutti prendevano due mani. Da questo momento in poi, già dalla fine del Medioevo e poi dal Medioevo e poi dall'età moderna, si diffonde l'utilizzo individuale delle stoviglie, quindi piccoli piatti per uno dei commensali, l'utilizzo delle forchette, della forchetta e del coltello diventerà abbastanza diffuso. Prima degli arricchetti più alti, quindi quelli che potevano permettersi di spendere di più, e poi piano piano in tutte le fasce della popolazione. Se quindi, diciamo, per cucinare e conservare le situazioni restano abbastanza similari, questo è quello che per esempio noi troviamo a Montescudaio tra 400 e 500.
troviamo un cambiamento tecnologico per questi oggetti che non sono più smaltati come questo, ma una retina dell'ingombro dal filo alla base, troviamo oggetti monocromi che vengono dal territorio, troviamo oggetti già con tipologie veramente rinascimentali che vengono prodotti e vengono del gruppo fiorentino, quindi raggiungono anche il nostro ministero. Ma perché troviamo tante ceramiche nel monastero? Sì, potevano esserci anche tante monache, tanti monaci, ma vi ho detto, nel Medioevo era anche abbastanza usuale trovare tante stoviglie in legno che noi in questo momento non possiamo riconoscere perché il legno si distrugge con il tempo, ma abbiamo tante ceramiche anche perché soprattutto negli ambienti femminili, nei monasteri femminili, le ceramiche venivano portate come corredo, come dote, come parte della dote che veniva donata al monastero. Quindi era usuale quando una persona decideva di prendere i voti, andare al monastero non a mani vuote, ma portando qualcosa. Questa dote poteva essere costituita da appezzamenti di terreno, da proprietà, da soldi, ma in ambito femminile viene usato proprio un corredo come quello, quasi pari a quello del matrimonio, quindi tessuti, tappeti e interi corredi ceramici. Le monache che portavano questi corredi ceramici volevano sempre riconoscere la propria ceramica. E noi come facciamo a sapere? Questa è una cosa che non ci viene raccontata dalle fonti scritte, dalle fonti iconografiche, ma noi lo sappiamo perché su queste ceramiche portate dalle suore vengono posti una serie di simboli. Questi simboli non nascono con le ceramiche erano prodotte dai vasalli, tutte uguali o tutte diverse a seconda della fantasia del vasallo. Quindi si andava a comprare quello che il vasallo aveva prodotto. Però la monaca su quelle ceramiche prese dal vasallo, con uno scalpello, con un punteruolo, con una stella abbastanza dura e appuntita, andava a fare una serie di simboli, non nella parte decorata, naturalmente non si andava a dominare il decoro, ma sul retro della ceramica, in una parte più o meno nascosta, di modo che fosse facile comunque, rigirando l'oggetto, riconoscere quello che era mio da quello che era di un altro. Questi oggetti iniziano a essere diffusi in Toscana a partire dal questi graffiti vengono si diffondono in Toscana a partire dal 200, ma è un'abitudine che poi abbiamo visto si rispecchia un po' in tanti altri monasteri del Nord Italia. E inizialmente si tratta di simboli strani, geometrici, astratti, stelle, semplici quadrati, rettangoli, piuttosto che cose un pochino più complesse come vedete qui. Solamente con il tempo, a partire dal tardo 300 e poi dal 400 in poi, iniziano a diffondersi alcune prime lettere stilizzate e poi lettere vere e proprie. Perché queste lettere non venivano a essere poste prima? Perché nelle società medievali esisteva l'alfabetizzazione così come la intendiamo noi adesso. Gran parte della popolazione non scriveva, non leggeva e quindi non poteva riconoscere il segno grafico così come lo intendiamo noi. Era molto più facile inserire un segno di fantasia che però era parte della propria fantasia. Solamente con l'inizio dell'alfabetizzazione in maniera più forte, proprio a partire dai monasteri dove la scrittura invece doveva essere diffusa, ecco, si iniziano a diffondere le lettere. Cosa simboleggiavano queste lettere? Queste lettere simboleggiavano spesso l'iniziale del nome proprio della monaca. Con il tempo le lettere possono raddoppiarsi, quindi l'iniziale del nome e del secondo nome, oppure l'iniziale del nome e cognome, in alcuni casi invece veniva scelto di inserire delle lettere che si riferissero al santo al quale era dedicato il monastero. Quindi, per esempio, al San Francesco di Lucca c'erano le lettere S, F oppure semplicemente F, erano tutte F per tutti quanti, così nessuno litigava, però a ognuno aveva la sua F magari con un puntino, con un pallino, con un tratteggio, però c'erano F per tutti quanti. Con il tempo, con il passare del tempo e con l'alfabetizzazione sempre più forte, verranno inseriti nomi completi delle monache, o anche due nomi, o dei motti addirittura.
Ave Maria, vi faccio vedere qualcosa. La cosa interessante è che l'unione di tutti questi graffiti sulle ceramiche ci permette di notare tante cose diverse. Ora vi faccio vedere qualcosa. Questi sono gli oggetti, alcuni degli oggetti graffiti dal Monastero di Santa Maria di Monte Sudario. Questi graffiti sono sul retro dell'oggetto, quindi noi non vediamo il decor che era all'interno, sono tutte ciotole per mangiare. Ecco, il segno è messo proprio sul retro, in modo che lavando la ciotola si sapeva poi di chi era questa ciotola e veniva restituita alla proprietaria. La cosa interessante da notare è che in Monte Sudario non esistono lettere, tutti i simboli trovati sono tutti di tipo geometrico, oppure fantasia, astratta, spesso, cose strane. Ecco, non troviamo mai lettere. Questo ci ha fatto pensare che, essendo un monastero locale, sebbene fosse un monastero abbastanza agiato perché aveva tante proprietà e aveva un controllo territoriale molto forte sul territorio proprio nel quale si inseriva, probabilmente le monache non erano così tanto attrezzate. Questo è ciò che troviamo nella fase invece più antica del monastero di San Matteo a Pisa. Abbiamo anche in questo caso tutta una serie di simboli astratti. Riuscite a vedervi? Cercate di allargarvi il più possibile. Quindi sono tutta una serie di simboli astratti simili a quelli che potevamo trovare a Monte Sudario. Sono nella fase proprio di prima attestazione. Con il tempo però iniziamo a trovare le lettere. Siamo uno dei monasteri, questo di San Matteo è il primo che inizia a inserire le lettere all'interno delle graffiture sulle ceramiche. Qui c'è una E, non so se la vedete, una R, una F, questa è una I. Qui c'è un triangolino perché ogni tanto dobbiamo variare, quindi qualche monaca ha scelto anche un simbolo geometrico. E qui abbiamo comunque simboli di altro genere. La cosa interessante è che nella fase più antica, in cui abbiamo i simboli geometrici, i graffiti sono solo sugli oggetti per la messa in tavola degli alimenti. Quindi volevano riconoscere solamente l'oggetto col quale mangiavano. A partire dal tardo 300 in poi, invece, i simboli iniziano ad essere inseriti non solo sulle ciotoline, come vedete, questo è il retro della ciotolina, ma anche su pezzi di anforacei per il vino, per l'olio, per le granate, sui catini per impastare o per le abluzioni quotidiane. E questi sono tutti oggetti per la cottura dei cibi. Quindi il fatto di trovare graffiture anche su oggetti di tipo diverso ha iniziato a farci venire dei dubbi sul perché queste monache volessero riconoscere anche oggetti che poi non utilizzavano sempre in maniera diretta. Però evidentemente ci tenevano tantissimo a riconoscere tutto ciò che era stato portato da una singola monaca piuttosto che un'altra. Inoltre abbiamo iniziato a trovare, visto che era un monastero cittadino abbastanza frequentato, simboli simili su ceramiche diverse. Quindi non si portava un'unica ciotola per la mensa, un'unica scodella per le abluzioni, oppure un unico anforace per l'olio, ma si portavano più oggetti per più utilizzi. Anche in questo caso, come vedete, il simbolo stesso. E gli esempi sono tanti. Qui abbiamo il solito triangolino che vi facevo vedere prima. Questo è di nuovo il quadrato con la croce che abbiamo visto anche nella diapositiva precedente. Il cerchio con la croce. Ecco, aver trovato questi simboli ricorrenti su ceramiche diverse ci ha fatto mettere in fila un pochettino tutti gli oggetti che noi trovavamo. Mettere in fila tutti gli oggetti che trovavamo ci ha iniziato a far venire il dubbio che in questa maniera noi statisticamente potessimo forse effettivamente conteggiare ciò che veniva portato non solo da ogni singola monaca, ma anche capire quante monache erano presenti nel monastero in un dato momento cronologico. Ad esempio, alla fine del 400 e all'inizio
fine del 300, inizi del 400, al San Matteo di Pisa c'erano circa 15 monache. Non era una grande comunità, non dobbiamo immaginarci dei monasteri pienissimi di monache, anche perché erano assolutamente piccole strutture. Ecco, un'analisi simile l'abbiamo fatta sulle ceramiche del Sant'Anna di Pisa per il 600, perché lì avevamo trovato tantissima ceramica proprio da tavoli al 600 con tutti questi simboli. Lì abbiamo riscontrato una presenza di circa 20 monache. Siamo andati a confrontare questo dato con un dato riportato dalle fonti scritte, abbiamo avuto la possibilità di verificare se il nostro dato era corretto oppure no. Le fonti scritte ci dicevano che la comunità variava tra le 18 e le 22 monache, comprendendo le converse o comunque le ragazze che dovevano ancora prendere i voti. Quindi diciamo che il nostro dato statistico era andato a confermarsi. E i confronti con altri monasteri. Questi anni è stato molto utile vedere che cosa succedeva in altri monasteri femminili e spesso benedettini, dobbiamo dire la verità, molto spesso benedettini, nel resto dell'Italia settentrionale. Come vedete, qui abbiamo degli esempi da Lucca, abbiamo degli esempi da Bologna, da Finale Emilia, Venezia, Ferrara. Qui c'è un nome intero, lo vedete? Livia, con l'alpi sopra, che potrebbe essere la dedicazione a un santo, oppure l'iniziale del cognome o quant'altro. In alcuni casi abbiamo trovato ricorrenza di alcuni simboli particolari che erano delle vere e proprie orazioni in onore della Madonna, Ave, Ave Maria, oppure simboli tipo l'alfa, l'omega, quindi legati comunque ai contesti religiosi nei quali si andavano ad inserire. E abbiamo visto che comunque, rispetto a quello che succede nel resto dell'Italia, anche in Toscana più o meno succedono le stesse cose, abbiamo solamente un inizio un po' anticipato di presenza dei grandi centri cittadini. E io direi che per questa sera ho concluso, spero di avervi dato una carrellata abbastanza completa. Credo che la... Sì, ok. Allora, dicevo, la conferenza è stata molto esaustiva. Mi dicono che le nostre pietanze sono quasi pronte, quindi passiamo dai contenitori al contenuto. E il contenuto ce lo illustrerà Pasquale Porto e Pino, quanto la forse Pino è ancora in cucina, quindi forse non verrà, quindi Pasquale Porto, prego. Faccio la domanda. Come fosse? No, no, sì, no, ecco, ecco. No, 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 viene, viene ora. Quindi dopo ringraziare ancora Marcella per questa veramente interessantissima conferenza, poi magari qualcuno che voglia fare delle domande, ma ce lo potrà fare anche dopo in una nella situazione conviviale. Sono sicura che Marcella sarà felicissima di rispondere a queste domande. Poi la parola a Pasquale e a Pasquale, tu o più? Buonasera a tutti. Io sono rimasto molto ammirato dalla conferenza, dalla relazione che ha fatto Marcella, perché insomma si è capito come si può leggere una ceramica e come la ceramica si può risalire alla cultura, diciamo, alla città, ma una cultura importante, insomma, non è soltanto il modo con cui si mangiava, ma il modo con cui si producevano queste ceramiche, assolutamente fantastiche. Però sono molto, sono stato sempre molto curioso di come mangiava la gente comune, perché quando si parla di cucina di convento, si parla di questo tipo di ceramica, di questo tipo di cultura, si parla di gente che sapeva leggere e scrivere. C'è la grande cultura scritta, diciamo, della gastronomia, non soltanto della Medioevo, ma anche prima,
ha riguardato le persone che sapevano trasmettere attraverso la scrittura queste ricette, questi modi di comportarsi e di vivere. Ma come mangiava la gente comune, la gente che non sapeva appunto leggere e scrivere? Certo, non rimangono, non abbiamo le testimonianze di ricette. Io per questo sono debitore personalmente moltissimo delle ricerche che ha condotto per la sovrintendenza Daniele Rovina e il suo gruppo all'interno del centro storico di Sassari e soprattutto dei risultati venuti fuori dall'analisi dei residui del pozzo in via Sebastiano Salta, ma di tutta quella zona del centro storico, da cui venivano fuori, diciamo, veniva fuori l'Atlante dei resti, delle cose buttate lì perché ovviamente erano assolutamente utilizzabili, erano i residui di lavorazione delle cucine, erano gli avanzi, era tutto quello che in quel posto ci finiva perché non c'erano gli scali, scalaerre, calancoli ovviamente, e quindi tutto quello che veniva utilizzato poi alla fine veniva buttato in questo pozzo che evidentemente era stato utilizzato come fonte d'acqua per tutta quella zona e poi una volta esaurita, diciamo, questa funzione era diventato il contenitore di tutto quello che in quell'area si buttava via e archeologi, grazie a questo preziosissimo lavoro, l'hanno poi recuperato. Cosa viene fuori? Vengono fuori i resti dell'alimentazione quotidiana, dell'alimentazione povera, quindi certamente non c'erano, ma Daniela magari mi correggerà, resti di fagiani o di germani reali o della grande cacciagione del tempo. C'erano resti poveri di grano, di orzo, di frutta, di fichi, di tutto quello che è delle umacche, no? Tantissimi resti di umacche, di pesci, di sardine, anche di carne. Le carni che si potevano utilizzare, perché conto che le carni vaccine erano quelle che si utilizzavano alla fine della lavorazione dei cuochi, poi venivano utilizzati soprattutto per i lavori agricoli e poi una volta che non ce la facevano più, ovviamente venivano macellati e un po' di questa carne finiva nei banchi del mercato, il mercato di Carramanna. Lì intorno, quindi chi andasse a cercare appunto resti fagiani in quel posto evidentemente non li trova. Sulla base di questo, io non lo faccio un po' lunga, personalmente ho fatto una ricerca, ma qua ci sono degli esperti che sanno molto di queste storie, e ho visto che una ricerca che veniva utilizzata molto nel centro, periodico era questa famosa zuppa del pellegrino. Cos'è la zuppa del pellegrino? Era la zuppa che veniva servita ai pellegrini che si muovevano per fare i pellegrinaggi da un convento, da un monastero, da un centro di culto all'altro, quindi erano minestre povere che utilizzavano delle erbe selvatiche, cipolle, alloro, aglio, cavolo, alcuni cereali, venivano assemblati in qualche modo, insaporiti con un po' di carne ossa, di lardo, di carne di maiale comunque, e poi insomma questa zuppa veniva servita dai pellegrini con magari accompagnandola con delle fette di pane arrostolito. Su questa scia si è mosso anche fino Mazzola per ricostruire appunto, in particolare mi pare due zuppe, quella del pellegrino. Il pellegrino con il farro e l'orzo, e poi ho scelto come legume la cecenia, un legume che noi usiamo poco, però bisogna fare sulla sua provata, già sappiamo tutto. La cecenia non si poteva fare perché c'è una cecenia. Infatti non ho utilizzato neanche le patate perché non c'erano, ci avrebbero fulminato, ci avrebbero soltanto
per i ceci, per la cerciata sarebbe stata la fine del mondo, con questo pubblico così attento, che sì, nelle qualoni della alimentazione ci avrebbero massacrato, assolutamente. Come sono queste due zuppe? Quindi mangeremo due zuppe, assaggeremo due zuppe questa sera. Una di ceci che ci Carlo Verza, della carne di maiale, dell'ago, delle verde, delle nostre erbe, la vita, il rosmarino, il timo, c'è un po' di tutte le nostre erbe che ci sono che io mi sono adoperato per andare a fondo. E poi un'altra zuppa di farro e di orzo, cioè del carro rosso, sempre della carne di maiale, per differenziare un po' per avere la scelta di due gusti diversi. Va bene, per noi rimarrà l'ansia, la curiosità di conoscere, di assaggiare queste zuppe e servirà di commentare. Come hai accennato poc'anzi, lo fai un solito che se ci va per accompagnare. I cucchiai ci sono, allora c'erano le posate adesso. O oggi noi possiamo dire qualcosa. Possiamo dire qualcosa? Non mi faccio mangiare. Ah, va benissimo. Questo verrà probabilmente il film dello sponsor, no? Volendo, certo. Perfetto, perfetto. Grazie, grazie. Sì, ed in attesa di assaggiare queste le cornie. Non scoppio, perché scoppio? Se dice scoppio, spaventiamo. C'è un bel aspetto. Sì, chiamerei qui la sera Raffi, che vi ho presentato brevemente all'inizio e che ringrazio di essere qui con noi, perché diciamo che lei per appunto ricerca personale sui monasteri, sulla cucina dei monasteri, ce la può dire. Grazie, la sera che passa subito la parola. Buonasera. Allora, prima per piacere, come per mestiere, mi sono dedicata alla cucina dei monasteri. Prima di tutto perché sono una collezionista di arte sacra e questo mi ha avvicinato comunque a questi luoghi sacri, quindi ai monasteri, alle scuole, ai monaci. E è iniziata così questa forma di ricerca per quanto riguarda la cucina. Quindi, all'inizio praticamente è stata una forma di piacere nel andare nei weekend oppure nelle vacanze a studiare comunque questa cucina. Io ho fatto dei corsi, specialmente appunto iniziando in Toscana, a Monte Oliveto, con dei corsi che appunto tenevano questi monaci. E da lì è nata questa curiosità, questa passione che mi ha portata ad avere dei contatti con un po' tantissimi conventi e monasteri in tutta Italia. Quindi poi io ho iniziato a andare alla cucina, quindi ho aperto un ristorante e da lì a creare e ricercare fare una cucina comunque antica, diversa. E questo sicuramente ha avuto molto successo e con un'equipe di giovani cuochi adesso facciamo questa cucina da ormai da 20 anni, adesso i cuochi sono meno giovani, di una cucina comunque estremamente originale. Devo dire che durante il Medioevo c'era sicuramente una cucina punitiva, nel senso che non c'erano appunto, come ha spiegato la dottoressa, molte materie prime e quindi era una cucina molto povera, ma durante ovviamente i secoli poi del Rinascimento è diventata molto più ricca, molto più varia, molto, molto pregiata quasi. Dobbiamo pensare ad esempio che parte dei dolci sono stati creati dalle monache, i confetti sono una creazione delle monache. E, ad esempio, una specialità che comunque a me piace moltissimo, e ho addirittura il figlio
elemento che nei monasteri era estremamente presente, e le monache hanno creato tantissime ricette, perché il baccalà era un alimento che nel nord dell'Europa era servito semplicemente bollito con del burro. Le monache lo hanno ricreato come se fosse veramente un piatto estremamente elaborato. Si trovano in Italia, in Europa, tantissime ricette estremamente complicate e buonissime. Quindi voglio dire che, per esempio, i libri, no? I primi libri di cucina li hanno scritto i monaci, quindi praticamente la cucina, non lo so, ruota da sempre intorno ai monasteri e ai conventi. E quindi spero che se venite a Torino veniate ad assaggiare i nostri piatti. Okay? Grazie. Ora, visto che ci dicono che dobbiamo aspettare qualche minuto, siamo pronti? No, perché volevo sapere se c'era qualcuno che voleva fare qualche domanda o curiosità alla dottoressa Giorgio. Come ti posso invitare? Sì, adesso facciamo, allora adesso prima di liberarmi e andare verso la Ruzzuaglia del museo dove faremo passaggio, do brevemente la parola alla dottoressa Giorgio, ci fa un invito e così magari chi di voi ha piacere la possibilità di fare. Grazie. Domani parliamo di cibo al Museo Sarna. Per il Polo Museale della Sardegna tutta l'estate è stata appunto dedicata al cibo, fortunata coincidenza anche con questa serata, e il mese di settembre andiamo a concludere con tutta una serie di appuntamenti legati proprio all'alimentazione e alle levande nel corso delle varie epoche storiche. Domani nello specifico con la dottoressa Alessandra Deiano dell'Università di Sassari parleremo dell'alimentazione vegetale nella dieta medievale. Quindi diciamo ci riconnettiamo un pochettino ad alcune delle cose che vi ho fatto vedere io, ma lei lo mostrerà se vedrete in maniera più specifica perché è una archeobotanica, quindi partirà proprio dai resti vegetali, dai semi, da ciò che di vegetale ogni tanto si salva anche proprio nei pozzi scavati nel corso di questi anni a Sassari, per raccontare in che maniera si riesce a ricostruire proprio l'alimentazione. Questo sarà il primo di tutta una serie di appuntamenti per il mese di settembre, faremo una serata dedicata alla birra come degustazione birra, dedicata al vino come degustazione vino. Vedrete poi domani che lo racconto, non voglio rubare altro tempo, ma vi faccio questo breve video.